Qualcuno le ha definite stazioni colabrodo? Vaiano e Vernio, in provincia di Prato, sono le uniche due dell'intera linea Firenze-Bologna a non rispettare gli standard europei per i passeggeri. Due stazioni, infatti, ancora senza ascensori per persone con difficoltà motorie o portatori di handicap, dotate inoltre di banchine di accesso ai treni di altezza non sufficiente, giusto per citare due tra le varie problematiche. Abbiamo visto che Vaiano e Vernio hanno carenze strutturali particolarmente gravi. Qui, come a Vernio, manca l'ascensore per i disabili. Quindi un disabile che deve accedere al treno, i binari 2 e 3, non può accedervi perché non vi è l'ascensore. In tutte le altre stazioni della Prato-Bologna ci sono gli ascensori per i disabili. Oltre alle banchine che, come vedete, come sappiamo, non sono ancora a norma. La norma prevede che le banchine siano al pari dell'accesso ai treni che arrivano, quindi anche questa è una carenza a livello strutturale che deve essere in qualche modo appianata. Le stazioni di Vaiano e Vernio condividono lo stesso problema al sottopassaggio tra i binari 1 e 2. In pratica ci sono frequenti infiltrazioni d'acqua che vanno a bagnare il pavimento, che diventa estremamente scivoloso ogni volta che piove, una trappola per i passeggeri. Le pensiline di stazione hanno un loro alto valore storico, però hanno carenze strutturali, quindi in realtà non coprono i viaggiatori dagli eventi atmosferici, dalla pioggia. Spesso uno si ritrova sotto la pensilina in realtà a prendere la pioggia invece che evitarla. Noi abbiamo fatto due domande precise alle FI, quindi una lettera molto corta ma molto incisiva. Quando sono previsti i lavori infrastrutturali a Vaiano e Vernio e che tipo di lavori sono previsti in particolare in queste due stazioni. Quindi per noi è una situazione quasi emergenziale, direi.